Buonasera ragazzi! Ciao a tutti ragazzi! Ciao a tutti! Vediamo un po' se riusciamo a fare questa live, sempre ragazzi in diretta dai nuovi uffici. Non va di nuovo il microfono? C'è qualcosa che non va con questo microfonaccio maledetto? No, non ho provato. Ci siete ragazzi? Come ci sentite? Perché non riusciamo a far funzionare. Senti bene, Igor? Io sento bene qua. Ok. Allora, aspettiamo che entrate in diretta. Allora, ragazzi, l'allestimento dell'ufficio è quasi finito. Vediamo un attimo di ritoccare le ultime cose, i quadri stanno per arrivare ragazzi, anche la sala, quella per le riunioni è praticamente allestita, e, insomma stiamo andando avanti, ci vorrà un po' prima che ci sistemiamo, ancora abbiamo un po' di casini, scatoloni, cose varie in giro, però diciamo che il più ormai è assolutamente fatto, la linea internet va bene. Buonasera Fabrizio, il tuo collega. Ciao Marco, lui è Lorenzo. Allora, io do per scontato che magari già conosciate Lorenzo, lui compare molto meno nelle mie live, compariva perché ormai avendo l'ufficio e lavorando a stretto contatto, lui comparirà sempre di più in tutti i video e in tutte le live. Quindi insomma faremo queste live doppie su molte cose, anche su dei video che faremo non in diretta, ci saranno gli interventi anche di Lorenzo su argomenti specifici. Sì, infatti già abbiamo preparato qualche video da fare, quindi adesso iniziamo a fare mettere un po' più di contenuto anche sul canale a livello di video. Allora ragazzi, proseguiamo con fatturare ancora molto molto bene, c'è stato un piccolo calo subito dopo il Cyber Monday, il Black Friday, ma ragazzi è totalmente fisiologico. Ottime notizie anche per quanto riguarda l'algoritmo di Amazon, sembra che si sia abbastanza stabilizzato, gli ultimi lanci che sto facendo stanno andando benissimo, molto meglio di quelli fatti diciamo inizio novembre, metà ottobre. E stanno andando veramente alla grande, quindi ragazzi, nonostante diciamo il lancio fatto in un periodo di altissimo traffico come questo, devo dire che sta andando molto bene. Bruno, ciao, Crevice 95, Bruno Petrella. Ciao Bruno. Hola Fabio, fra una settimana se lancia il nuovo prodotto spacco tutto, alla grande Bruno. Bruno è un super entusiasta di FBA. E, allora ragazzi, l'argomento odierno sono i prodotti che dobbiamo assolutamente evitare se non vogliamo appunto andare incontro a delle spiacevoli sorprese, ok? Allora, quali sono questi prodotti? Allora, la prima cosa che vi consiglio quando ovviamente scegliete il vostro prodotto è di valutare in primis il lead time. Che cosa vuol dire? Il tempo che intercorre tra l'ordine del prodotto, ok? O meglio ancora, da quando io ho trovato il prodotto, ancora prima dell'ordine, e il tempo nel quale mi arriverà fisicamente nei magazzini di Amazon. Perché vi dico questo? Semplicemente per il fatto che se il lead time è troppo lungo, se ordiniamo dalla Cina può essere anche di 3 mesi, alcuni addirittura 3 mesi e mezzo, soprattutto se utilizzate la spedizione via nave, allora questa cosa è molto 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 pericolosa. Perché? Perché 3 mesi, 3 mesi e mezzo, un business veloce come quello di Amazon significa che potenzialmente in una determinata nicchia dove voi avete trovato il prodotto ci possono essere entrati insieme a voi decine e decine di venditori, ok?
Quindi è assolutamente importante cercare di approvvigionarsi e diventare padroni immediati della nicchia il prima possibile, ok? È veramente fondamentale. E perché noi ci stiamo rivolgendo sempre di più ai prodotti italiani e europei? Proprio per questo, perché una volta che abbiamo individuato un prodotto valido, lo possiamo prendere e testare dopo massimo, ma proprio massimo un mese. Quindi non dobbiamo aspettare i tempi biblici che nell'e-commerce sono veramente pericolosi. Quale altra cosa dobbiamo andare a valutare? I prodotti che più o meno vedete che vendono tutti. Se voi andate nei siti tipo Test Zone o se state magari all'interno di un gruppo Facebook o di un gruppo Telegram dove si fanno lanci, se vedete che tutti lanciano i soliti prodotti, ragazzi, vuol dire che voi avrete delle difficoltà enormi, ok? Quindi il mio consiglio è quello di valutare in prima fase queste due cose: in quanto tempo riuscirete ad ottenere il prodotto in magazzino, quindi più è corto questo tempo e se nella nicchia che avete scelto questo prodotto vende ma non ci sono tanti competitor, il lead time è breve, avrete sicuramente buone probabilità di riuscire ad entrare in quella nicchia e anche voi a lanciare quel prodotto, perché avrete un vantaggio competitivo nell'averlo lanciato prima. Chi viene dopo, ok, di solito rankerà di meno perché ci siete voi già con le vendite organiche, quindi sarà molto più difficile andare a scalzare quelli che già vendono tanto rispetto a voi che dovete simulare le vendite con dei giveaway. Quindi pure il costo del lancio ovviamente sarà molto molto più importante, ok? Quali sono questi prodotti, ragazzi, che dovete evitare? Quindi sono tutti i prodotti, ripeto, che vendono in massa negli altri gruppi e soprattutto sono quelli che costano troppo poco, che venderete sotto i 25-30 euro. Perché? Perché, come vi ho già detto tantissime volte, sui prodotti low cost ovviamente ci si mettono un sacco di venditori e soprattutto avrete un margine che se ancorché buono, una cosa è un margine del 30% su 10 euro, una cosa è un margine del 30% su 30 o 40 euro, quindi vi permetterà di fare il business ed avere un gross margin più interessante rispetto a un prodotto che costa molto 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 di meno, ok? Quindi questi sono essenzialmente i due vantaggi. Se io vado a vedere nei vari siti, adesso apro qui, non posso condividere lo schermo, ma vi posso assicurare che io do sempre un'occhiata ai siti tipo Test Zone o anche su Alibaba, ragazzi, sono veramente tantissimi prodotti. Ecco, uno lo conosce molto molto bene, Lorenzo, magari adesso ve ne parla. Vedo tantissime fasce marsupio neonato, ad esempio, se solo per farvi una che difficoltà ha questo prodotto. Sì, allora io l'ho venduto questo prodotto all'inizio anno, inizio quest'anno, quindi praticamente ormai un anno fa, e ho fatto un ordine in Cina, quindi prodotto cinese, ho messo il mio brand sopra e ho iniziato a vendere questo prodotto, era il primo prodotto comunque, e quindi ho fatto ordine di circa 2500 euro di ordine, più o meno 200 unità, e ho iniziato quindi a fare tutto. Il primo problema ce l'ho avuto con le foto, perché con questi prodotti, diciamo, dove c'è bisogno anche di, oltre alla modella oppure insomma senza modella, oltre a quello c'è bisogno del bambino. Bravissimo. E questo è un primo problema veramente importante, perché non avevo dato conto a quanto potevo pagare, quanto dovevo pagare un bambino per poter fare le foto. Ho avuto delle proposte allucinanti e ho trovato soltanto un fotografo che stava in Sicilia, quindi ho dovuto farmi arrivare il prodotto a casa. E ok, vabbè, tanto era il primo ordine, quindi lo controllavo. Poi, dopo essere fatto arrivare il prodotto a casa, dovevo rispedirlo a questo, cioè un'unità ovviamente, spedirla a questo fotografo, perché doveva fare le foto con la modella, quindi aveva fisicamente bisogno del prodotto. Poi aspettare che me la rispediva, rimballare tutto e mandare tutto ad Amazon. Quindi ho fatto questo passaggio, solo che le foto non erano fatte
troppo bene. Poi questa qui è un po' una cosa delicata del quando prendete prodotti che vanno a che fare con i bambini, nel senso che la madre si mette a vedere tutte le foto, se c'è qualche piccola cosa che non va, si accorge che magari la faccia non è legata bene, queste cose qua se ne accorgono, esatto. Quindi dovete stare attenti pure a photoshoppare queste foto, perché se non vengono bene alcuni utilizzano Photoshop, quindi mettono il bambino con Photoshop, però il fatto è che se una persona su 10 se ne accorge perdete una vendita su 10, cioè sicuro, non è che ci pensa. Il discorso è, se volete vendere prodotti in prima infanzia sarete molto più agevolati se introdurrete all'interno del listi delle foto con dei bambini, esatto. Quindi dovete essere sicuri di poter poi appunto, se avete dei bambini a disposizione, perché un bambino, diciamo, è protetto assolutamente dalla legge, servono le autorizzazioni dei genitori. Quindi se non avete un nipote piccolo, un amico con un bambino piccolo al quale dovrete chiedere preventivamente se potrete, diciamo, utilizzare il brutto. Vabbè, sì, sfruttarlo peggio ancora, quindi. Cioè, però se volete appunto vendere dei prodotti in infanzia, dovete assolutamente avere a disposizione un bambino piccolo per le foto. Sì, diciamo, guarda, cioè, è uno scoglio difficile poi da superare. Si può fare, però comunque dovete tenere in considerazione. E quindi ho iniziato a vendere questo prodotto. All'inizio ho venduto normalmente circa 2.000-2.800 euro al mese. E poi però ho subito un periodo di stallo perché tutta la gente ha iniziato a fare fasce porta bambini, ancora non erano tantissime, perché ovviamente era un prodotto di quelli che si vedeva, cioè se facciamo tutti la stessa ricerca è chiaro che veniamo tutti ai stessi 10-15 prodotti, quindi alla fine si è iniziato a riempire un po' il mercato e chiaramente l'unica cosa che cambia in questi prodotti qua, come dice sempre Fabrizio, che poi diventa una commodity, quindi che può cambiare il prezzo, tutto qua. E alla fine erano tutti identici, veramente cambiava il colore, sì, però a parte quello niente di che. E quindi non vendevo quasi più. Alla fine mi sono dovuto inventare di mettere un logo, una frase sull'immagine principale che prima non si poteva fare, poi l'hanno fatto tutti e ho detto vabbè, lo faccio anch'io. E praticamente l'ho venduto, ovviamente l'ho svenduto, non ci ho perso tantissimo, però l'ho dovuto vendere comunque a un prezzo basso, che è l'unica cosa poi per vendere le commodities, e quindi rischiate di fare questo buco nell'acqua, così fate tutto l'ordine, tutte le cose, e poi vi ritrovate a doverli smaltire. Oh, poi qual è altri prodotti, ragazzi, che dovete assolutamente sincerarvi diciamo in maniera molto molto precisa se potete venderli o meno? Sono i prodotti che in teoria sono protetti da copyright, da design e quant'altro, ok? Come fate a accorgervi se uno di questi prodotti è coperto da brevetto, design, eccetera? Di solito lo scoprite dal fatto che vi sembrerà di aver trovato il prodotto del secolo, perché vedete un bellissimo prodotto, magari anche di design, che misteriosamente è presente solo lui sulla pagina, diciamo, sulla pagina di Amazon, in prima pagina. Farete una ricerca e vedrete che vende molto 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 bene, ok? Questo vi deve allarmare, cioè se c'è un solo prodotto, ok, completamente differente dagli altri prodotti, non c'è nessun prodotto similare, e sono due le cose: o è un prodotto che è stato appena introdotto sul mercato, o è un prodotto che probabilmente è protetto da design o da brevetto, e non, quindi peggio ancora, non dovete assolutamente copiarlo. Cioè, se è un prodotto che è stato appena, scusate, ma più il telefono che come al solito fa dei rumori allucinanti. Allora, se è un prodotto che ovviamente è stato introdotto da poco ed ha già un ottimo riscontro e non ci sono competitor, logicamente avete trovato veramente un gran prodotto. Okay. Dovete soltanto spiegarvi. Però, ecco, bravissimo, dovete spiegarvi, cioè il discorso che vi ho fatto prima, non potete aspettare 3 mesi, 4 mesi, ok? In quel caso, se avete trovato un prodotto del genere, vi conviene utilizzare la spedizione via aerea se ordinate dalla Cina, ok? Sì,
Si fa un'altra domanda interessante, Fabrizio Musiani chiede: come faccio a trovare fornitori italiani o europei? Allora, trovare fornitori italiani e europei non è semplicissimo, ok? Allora, noi all'interno del corso Speedy Brain, della community Speedy Brain, abbiamo la fortuna di avere una trading company europea che ci assiste in questo. Sì, è un'esclusiva di Speedy Brain questo. Che è un'esclusiva che abbiamo noi con un corsista che ha aperto una società che praticamente sta visitando tutte le fabbriche dell'est europeo e ci propone in esclusiva dei prodotti interessantissimi. In esclusiva che significa che se ti piace tu blocchi quel prodotto e diventa solo tuo. Quindi gli altri corsisti non potranno acquistarlo. Non è come succede negli altri gruppi dove tutti si copiano il prodotto, ok? Perché questi sono prodotti particolari, europei, e tu in esclusiva diventa pure difficile copiarlo, cioè farlo realizzare da un'altra parte. Cioè se andate su Alibaba, molti di questi prodotti non li trovate neanche, ok? Quindi l'unica maniera che avete per copiare quel prodotto è o farvelo fare con delle specifiche tecniche precise in Cina, o trovare la fabbrica europea che lo sta vendendo o qualche altra fabbrica europea che lo vende. Quindi è un vantaggio, Fabrizio, veramente clamoroso che offriamo noi. Quindi per accedere a questo tipo di vantaggio ovviamente devi acquistare il corso Speedy Brain. Magari lascia il link se volete informazioni per quanto riguarda i corsi Speedy Brain. Quindi questo è ovviamente magari questo per il funnel. Io lascio proprio il funnel. Lascia sia il funnel perché sì. Tutte e due magari. Questo qui ci sono, se per chi è proprio agli inizi e vuole sapere un po' come funziona il tutto, come ci si muove, cosa fare, entrate in questo link che ho mandato adesso. E visitare Business di Amazon FBA. Ci sono dei video gratuiti, quindi senza dover fare niente, pagare niente. Mentre chi è già, diciamo, smaliziato, vuole semplicemente sapere qual è la nostra offerta, questa è la nostra offerta dei corsi, delle spiega tutto, cosa comprendono i corsi. Magari lascia pure l'email, scrivi in breve, sì. Scrivila tu, così mentre continuo a parlare. Vai, vai. Quindi questa è la maniera, diciamo, più semplice, tra virgolette, per trovare prodotti italiani o europei. È ovvio che ci sono pure altri sistemi, io ne avevo già suggeriti alcuni, no? Uno dei migliori modi per trovare prodotti è quello di partecipare alle fiere, ok? Quindi nelle fiere di settore, per esempio ce ne sono tantissimi in Germania, diciamo in Italia ce ne sono un po' di meno, anche se ci sono, ci sono delle fiere internazionali dove si presentano, per esempio, fiera della prima infanzia, adesso vi sparo un settore così, dove si presentano i produttori mondiali di tutte le nazioni con i loro stand a far vedere i prodotti che producono. Quindi andare a individuare una fiera, visitarla e andare in giro per tutte le esposizioni dei produttori e prendere contatti è uno dei modi migliori per poter trovare prodotti, ok? Quindi questa è una delle, ragazzi, è una chicca che vi do, ovviamente non ne parla quasi nessuno di queste cose, ma veramente le fiere sono delle miniere d'oro, quindi se sentite che ci sono delle fiere vicino casa vostra, fiere internazionali, ragazzi, o quantomeno nazionali, di solito dovete andare nel sito della Fiera di Roma, della Fiera di Rimini, Milano, insomma, più grandi città, o altrimenti quelle internazionali, dovete fare un po' di ricerca con Google, ma si trovano, ok? Questa è veramente una delle migliori maniere per trovare prodotti. Con Google, ragazzi, è un po' più difficile. Ci sono delle directory interessanti, però è un po' come cercare un po' l'ago nel pagliaio, cioè ci dovete veramente impiegare tanto tempo. Non dovete pensare che le fabbriche europee siano come quelle, cinesi. Allora, le fabbriche cinesi, dato che su Alibaba essenzialmente chi vi risponde al 90% sono delle trading company mascherate da fabbriche, in realtà voi comprate quasi sempre non dalla fabbrica originale che ha prodotto il prodotto, ma da trading company, ok?
che vi propongono foto di prodotti o prodotti che loro già praticamente sanno che possono produrre, che possono far produrre a delle piccole fabbriche che non hanno le licenze di esportazione, ok? Quindi voi essenzialmente comprate da trading company che hanno invece le licenze per l'esportazione e che sono abituate anche a darvi delle piccole quantità di merce, cioè 500 pezzi, 200 pezzi. In Europa il minimum order quantity potrebbe essere anche superiore o potrebbero anche darvi pochi pezzi, però potrebbero non essere interessati a fare business con voi se appunto non avete un appeal da azienda seria. Quindi contattare le aziende europee lo dovete fare scrivendo le mail in un certo modo, facendogli capire che siete dei buyer professionisti, facendogli capire che voi avete dei volumi d'affari interessanti. Non è semplicissimo, ragazzi, per questo ho accolto con grande favore il gruppo, quello che abbiamo creato sulle fabbriche dell'Est Europe, perché c'è Giuseppe che gira per tutte le fabbriche, prende accordi, vi propone dei prodotti, ovviamente ci guadagna un po' sopra, perché agisce da trading company. Io personalmente non ci guadagno niente, ragazzi, però è un servizio che magari vi può... Gratuito, Gratuito per chi entra all'interno del gruppo Speedy Brain. Quindi io vi fornirò sia l'accesso al gruppo di Giuseppe, ma anche una lista di fabbriche europee con delle idee prodotto veramente interessanti. Ricordatevi che i prodotti europei sono molto diversi rispetto ai prodotti cinesi, quindi sono già differenziati, risulterà molto più facile andarli a piazzare sul mercato, perché risulteranno subito come prodotti interessanti, ok? Allora, Danilo, tu mi hai lasciato un messaggio, mi sembra, che volevi entrare nel gruppo Speedy Brain, o sbaglio? Sì. Eri tu, no? Sì. Ah, Danilo De Luca, ok, no, perché ti avevo scritto, difatti, via Messenger, che avevo scritto che eri interessato al corso. Danilo, ti ho scritto via Messenger, quindi se mi vuoi rispondere... Ok, perfetto. Se vuoi informazioni, io, ragazzi, sono qui in Italia, quindi voi mi date il cellulare, io vi contatto tranquillamente. Io e Lorenzo vi contattiamo e rispondiamo a tutte le vostre perplessità, vi spieghiamo qual è il miglior corso per voi. Insomma, se possiamo dirimere i vostri dubbi, tranquillamente scrivetemi, mandate un messaggio, ma meglio ancora Fabrizio underscore Salvati @ Speedy Brain. Sì, ho preso l'altro mail con il PT, o se no info@speedybrain@gmail.com e vi rispondiamo, ok? Vabbè, comunque rispondiamo alla domanda. Allora, Fabrizio Misiani, questa qua. Se si inizia con il business. Se si inizia il business è un 5K. Quanto è stato quello del fatturato al primo anno? Danilo, non è che mi sta facendo. Allora, dipende dal prodotto, innanzitutto. Allora, io ti faccio un esempio. Allora, avrete visto che ultimamente sto pubblicando delle dashboard sia mie che di corsisti. Ok, ovviamente, io ho pubblicato una dashboard della mia attività ad un anno, a novembre. Ho raggiunto dei numeri incredibili, vicino a 400.000 euro, però c'è, ragazzi, vabbè, non bisogna vedere quanto chiudiamo da qui a dicembre. Però, ragazzi, è ovvio che io ho fatto degli investimenti superiori ai 5K che propone Danilo, no? E 5K sono il minimo per poter accedere a questo tipo di business, se tu utilizzi prodotti europei, perché se vai sulla Cina non ce la fai, ok? Perché sulla Cina tu dovrai andare a fare degli ordini maggiori, ok? Avrai la spedizione che è molto più cara. È vero che i prodotti costano di meno, però ne devi ordinare di più. Invece se tu prendi prodotti europei, tu puoi scalare il business con quantità molto inferiori, anche 50 pezzi se utilizzi il gruppo Facebook nostro. Okay. Tu puoi ordinare 50 pezzi, in alcuni casi puoi anche investire solo 500-1000 euro
E quindi praticamente tu farai il lancio Speedy Brain che ti agevolerà tantissimo perché risparmierai tanto nell'investimento del lancio, perché utilizzerai il nostro sistema e ti fa spendere meno del 10% di quello che ti fanno spendere gli altri, ed è testato, ragazzi, al 100%. Che succede? Che tu giochi sul fatto che la spedizione dalla fabbrica europea al magazzino di Amazon è velocissima. Tu praticamente dalla fabbrica al magazzino di Amazon, quando tu il prodotto già l'hai acquistato una volta, e ci mette 3-4 giorni, una settimana massima a spedirtelo. Quindi tu ti puoi giocare sul fatto che puoi ordinare delle piccole quantità. Quindi, come vedi, tu puoi ordinare 50 pezzi, fare il lancio magari con 30 pezzi. Come vedi che ti arriva qualche organica, fai subito un acquisto, magari acquisti 100 pezzi perché sei sicuro che stai vendendo, e questi 100 pezzi magari accelerano le vendite e tu fai subito acquisti di 100 pezzi a volta. Quindi non hai bisogno di acquistare 500 pezzi e aspettare 3 mesi, ok? Quindi riesci a scalare molto molto meglio. Ho postato delle dashboard di chi ha iniziato così, praticamente gente che in un mese ha fatto 6.000 euro, chi ha fatto 5.000 euro dopo un mese dal lancio, chi ha fatto 11.000 euro. Quindi, allora, Danilo, non è semplice dirti quanto puoi fare con 5K in un anno, però presumibilmente se tu sai scegliere bene, con 5K puoi pure arrivare a fare... quindi un prodotto, stiamo parlando, se sei bravo riesci a fare anche 4-5 mila euro al mese, quindi potresti fatturare 60-65 mila euro, insomma, e che non è male. Io, ragazzi, fatturo mediamente 4-5 mila euro al prodotto, ok? E poi ci sono prodotti, ovviamente, questa è la media, ci sono prodotti che fatturano 10K di più, prodotti che magari mi fatturano 2.000, quelli che magari fatturano 2.000 poi li vado a levare, li vado a integrare con altri prodotti. Quindi dovete fare un discorso un po' di costruzione del portafoglio prodotti sul lungo termine. Allora, Fabrizio Musiani scrive: ma i prodotti europei hanno un costo concorrenziale con quelli della Cina? No, costano di più, però è vero che tu li puoi anche vendere a di più, perché immagina un mercato come quello della prima infanzia, una mamma e un papà al figlio vogliono dare le cose migliori. È notorio che i prodotti cinesi hanno una scarsa qualità, è notorio che per esempio le colorazioni dei prodotti cinesi sono fatte con coloranti che non hanno gli stessi standard di quelli europei. È chiaro che i prodotti cinesi non hanno tutte le certificazioni, quindi dovete stare molto attenti, soprattutto dal prossimo anno in poi, perché Amazon comincerà a chiedere anche le certificazioni, comincerà a chiedere le bolle doganali. Dovete già pensare al futuro, ragazzi. Quindi prendere un prodotto in Europa significa prendere un prodotto che è già certificato al 100% dalla fabbrica, perché il prodotto è creato all'interno della UE, dell'Unione Europea, quindi il prodotto è già nazionalizzato, la fabbrica non potrebbe produrre se non rispettasse gli standard europei. Quindi andare a prendere un prodotto polacco, un prodotto della Repubblica Ceca, un prodotto rumeno, è come prendere un prodotto italiano, ok? Costa un po' di più, ma lo riesce a vendere un po' di più, e c'è una percezione di qualità molto molto maggiore, ok? Quindi li riesce a vendere facilmente se ti riesci a posizionare come brand positioning sul prodotto europeo. Patrizio: Fabri, dici che è meglio aspettare per lanciare il prodotto italiano che mi hai mandato? Sono indeciso se ora o inizio anno. Patrizio, se puoi aspettare inizio anno è meglio, intanto oramai siamo al 6 dicembre e sinceramente quel tipo di prodotto sicuramente lo vendi bene anche a gennaio, quindi, perché sono prodotti che si vendono sempre, quindi vai tranquillo, se puoi aspetta a gennaio, ti risparmi tanti casini, ok? Allora, bisogna trovare la nicchia giusta che accetta prodotti con costi più alti. Certe nicchie fanno la guerra sul prezzo, chi ha il prezzo più basso vende molto di più. No, è sbagliato, non è bisogna sbagliato. Trovare la nicchia che accetta il prezzo più alto, bisogna trovare il target che accetta il prezzo più alto, completamente diverso. Dello stesso mouse
c'è il target di persone che cerca quello a 4 euro, c'è il target di persone che cerca quello a 150, perché vuole il migliore. Cioè, il discorso è, se tu hai budget, qui ritorniamo sempre al discorso, ragazzi, che non stiamo giocando al Monopoli, ok? Per fare questo business serve un minimo di investimento. Dipende tutto dal budget che tu hai a disposizione. Più elevato il budget, e più logicamente puoi posizionarsi su prodotti, come dice Lorenzo, prodotti ricercati da persone che hanno un target più elevato. Okay? Se no, anche il più famoso mi viene in mente adesso, iKeep, non dovrebbe esistere. Esatto. È un altro target. Cioè, perché tu compri iKeep e non compri, ad esempio, un non è clip, cioè quindi un brand di quello che lanciano molti venditori Amazon per copiare il prodotto dei clip. Tu prendi i clip anche che costa 40-50 euro, perché i clip è un brand, ok? Ha un valore, ok? E il valore è di pelle, fatto bene. È fatto bene, a qualità superiore, e quello è il valore del brand, ragazzi. Quello a clip ha cominciato come me, ha cominciato come Lorenzo. E si è fatta il nome essenzialmente su Amazon, quindi è lì che dovete andare, perché andare a vendere a prezzi più elevati vi dà più alto margine. Voi non dovete assolutamente combattere sul prezzo, quindi evitate come la peste prodotti dozzinali, soprattutto prodotti infestati da produttori cinesi. Quando vedete che c'è un cinese diretto, non lo batterete mai, perché quello vende quel prodotto. La fabbrica è sua, magari, o ha dei contatti, e vi fregherà sempre sul prezzo. Quindi voi non dovete mai lottare sul prezzo. Voi dovete costruirvi il brand, costruire un prodotto che ispira, diciamo, fiducia, ispira qualità, e dovete diffondere questo messaggio tramite le azioni di marketing che farete una volta che avete sviluppato la vostra brand position. Sì, esatto. Ci sono diverse strategie, poi, ovviamente. Però se le dovessimo spiegare tutte qua, ora prendiamo tutta la... Tutto questo, ragazzi, sta nei nostri corsi, Cioè non è che ve le stiamo dicendo perché sono cose in più che sappiamo noi. Lo spieghiamo nei nostri corsi, cioè le strategie di brand positioning, quello che dovete fare, e questo è essenziale, ok? Gianfranco, è molto più facile comprare in Europa che importare dalla Cina. Hai molto meno problemi, ti dico che importo da 30 anni. Sì, Gianfranco ha ragione. Importare dall'Europa è facilissimo, perché non passi neanche la dogana, non hai le certificazioni sono già tutte a posto, non hai dogana, quindi non devi procurarti bolle doganali, non devi controllare, non ci sono ispezioni sanitarie sul prodotto, non ci sono ispezioni sui materiali, non ti controllano le certificazioni, è facilissimo, cioè tu ordini dalla fabbrica e la fabbrica ti spedisce il prodotto velocissimamente con tutte le certificazioni. E voi non rischiate nulla, ragazzi, ok? È molto, molto, molto più facile, soprattutto per chi inizia. Per chi inizia, ragazzi, la Cina è da evitare come la peste, perché sennò rischiate di andarvi a prendere i prodotti che già vendono a decine e decine i corsisti, che tutti si copiano. Sì, ragazzi, a me mi scrivono continuamente ragazzi di altri corsi dove è tutto un copia-copia e dove ci si scanna per lanciare i prodotti, lo stesso prodotto. Mi hanno raccontato delle cose allucinanti, lo stesso prodotto lanciato contemporaneamente da 20 venditori. Ragazzi, ma vi rendete conto che le keyword di quel prodotto sono quelle? È lì che potete andare in prima pagina. Se solo nel vostro gruppo ci sono 20, 50 venditori che contemporaneamente lanciano lo stesso prodotto, ma avete possibilità zero di venderlo, se non sbragando il prezzo. Ma se sbragate il prezzo, ragazzi, perdete solo soldi. Più che altro, per perdere soldi e tempo è la cosa più grave che potete fare, perché poi non potete mai investirli, comunque, già col tempo perso. Simone, ma questo servizio è incluso anche per i corsisti Business Plus? Sì, certo, è compreso per tutti i nostri corsisti. Per tutti i nostri corsisti, cioè tutti coloro che comprano dall'Economy Class al First Class avranno accesso ai gruppi europei, avranno accesso a tutto quello che hanno accesso gli altri. Ci sono solo delle differenze di video. Nell'Economy Class ovviamente ci sono meno video, e manca tutta la parte dei social media e delle Facebook ads, del brand positioning, alcune ads sul listing,
Però ecco, il business class è il miglior corso in assoluto, ragazzi. Se potete, per una differenza di 200 euro, prendetelo, lo potete pure prendere a rate, vi diamo questa agevolazione enorme, prenderlo in 3 rate, ed è il corso top dove veramente trovate tutto un rapporto qualità-prezzo mostruoso, cioè in Italia, ma io penso anche nel mondo c'è una cosa del genere. Andate a vedere la lista di quello che proponiamo. Cioè, ci hanno chiesto più volte di alzare il prezzo anche i nostri corsisti. Cioè, perché è troppo di più rispetto a quello che c'è sul mercato, però comunque alzare il prezzo adesso non ci sembrava giusto anche per chi deve entrare, per chi era interessato. Però comunque, in ogni caso, sicuramente una volta che aumentiamo ancora i servizi non possiamo tenere più questi prezzi, quindi... Allora, considerare il corso first class invece che il corso top, perché costa di più, è uguale al business class, però che cosa ha in più? Ha in pratica le coaching call incluse, quindi addirittura 8 coaching call incluse, e ha una serie di servizi come business plan personalizzato sul prodotto che volete realizzare e le mentorship dal vivo, ovvero, dato che noi abbiamo ora preso l'ufficio e qui organizzeremo delle mentorship dal vivo, e invece di pagare per queste mentorship voi potrete partecipare a queste mentorship semplicemente gratis. Ok, quindi comunque sono mentorship super esclusive, massimo 10 persone possiamo facciamo venire, insomma, quindi vi prenoterete, chi prende il first class non solo alle coaching call ma alle mentorship, cioè voi verrete qui in ufficio da noi. E poi immaginate che potenzialità immense che avete rispetto agli altri, perché sì, seguire un corso è comunque un qualcosa di unidirezionale. Venire qui ogni volta, noi organizzeremo queste mentorship anche una volta al mese, o la vediamo anche più di una volta, e potrete praticamente venire qua nei weekend quando organizzeremo queste mentorship e confrontarvi con tutte le problematiche e i dubbi con me e Lorenzo, ok? Questa è la cosa fantastica del first class. Certo costa, ragazzi, costa molto di più, però lo potete prendere anche in 5 rate, però veramente contiene qualcosa che non vi dà assolutamente nessuno. Okay? Soprattutto stiamo sviluppando diversi progetti per arrivare proprio a un livello irraggiungibile poi. Cioè, avete visto le dashboard che vi facciamo vedere, ragazzi? Se trovate dashboard come le mie, dai vari guru, forse le trovate dai guru americani, ma qui in Italia qualcuno che in un anno poco più, peraltro la dashboard dal 1 gennaio, neanche un anno, 11 mesi, trovate qualcuno che in 11 mesi ha fatto 400k partendo da poco più di zero, perché ho cominciato qualche mese prima, ma sì, vabbè, nel senso, esperienza. I primi due prodotti mi sono quasi, uno l'ho dismesso, un altro l'ho praticamente, me l'hanno bloccato per problemi di design, ragazzi lo sapete qual è, no? La cornice, la famosa cornice, l'ho già raccontato, sono risultati che significa che il mio metodo funziona, sennò... Quindi, nel senso, 400k con i primi mesi da buttare, questo è il senso, insomma. Cioè, ovviamente noi stiamo, come dicono gli americani, skyrocketing, ci stiamo ampliando negli altri mercati europei, ma io voglio raggiungere 1 milione a breve. E non ho investito cifre astronomiche, ragazzi, perché io sono partito con 15.000 euro, prima tranche 10.000, poi 5.000 euro, 15.000 euro, e poi ci ho messo su un altro 10-15.000 euro. E poi qualche altra tranche, ma non stiamo parlando di cifre astronomiche, ragazzi, attenzione. Quindi, veramente, cioè, questo è un business, l'unico business che è scalabile all'infinito, perché molti vi fanno vedere il business online, ma a un certo punto non riuscite a scalare, cioè arrivati a certe cifre, non riuscite. Invece questo è un business che se avete una media di, anche facciamo 5.000 euro a prodotto, è una media discreta, no? Molti dicono, beh, 5.000 euro, io faccio 20.000 euro con un prodotto, lasciate stare, 5.000 euro, margine voi del 10%, fate 5.000 euro a prodotto col margine del 30, ok? Se voi avete 10 prodotti con 5.000 euro, fate 50.000 mese, quando avete 100 prodotti, quanto farete? Farete 500.000 mese, ok?
cioè ragazzi è matematica, cioè, c'è poco da fare, dovete solo avere la pazienza e conoscere la strategia che applichiamo io e Lorenzo per raggiungere questi risultati. Vi ho pubblicato delle dashboard di persone che al mese del lancio hanno fatto 11.000 euro e che adesso stanno per raggiungere i 16.000 euro al secondo mese, ragazzi. Cioè non è che stiamo parlando... con pochi prodotti. Poi. Con pochi prodotti, cioè noi stiamo veramente parlando di persone che hanno iniziato a fare il business per 10.000 euro, 11.000 euro. Ora, se voi avete di meno, logicamente scalerete più lentamente. Io vi consiglierò di iniziare con i prodotti europei. Magari nel frattempo lavorerete, non è che voi potete con 5.000 euro senza lavorare dire no, io adesso divento ricco. No, ma non sono ricco neanche io, ragazzi, eh. Cioè, nel senso che sto bene, ma non è che se fatturo, quest'anno ho fatturato, a parte che sto reinvestendo tutto, ma non è che se tu fatturi 400.000 euro col margine del 30% sei ricco, ok? Hai messo via 120.000 euro, poi ci devi levare tutti i costi fissi, le tasse e quant'altro, però ragazzi, fra 2-3 anni, quando diventeranno un milione e mezzo, 2 milioni, cominci, io ho già intenzione di uscire da Amazon, non lasciare Amazon, uscire, cominciare a fare pure e-commerce, quindi stiamo parlando di cifre, ragazzi, che sono pensabili, cioè con un negozio tradizionale, ma neanche con una catena di franchising che riuscite investendo 30-40 mila euro a fare una cosa del genere, ok? Sì. Come faccio a posizionarmi su un target più alto? Questo non c'è, aspetta, ti saluta Nicola Pecoretti, è un tuo grande fan, grazie, salutami Nicola. Il target più alto, abbiamo detto, con qualità con brand, e brand. Brand. Allora, brand, poi ovviamente stanno tante strategie di marketing. Certo, allora ma ragazzi, sì. Il brand tu lo costruisci con le strategie di marketing, però prima di partire, ok, tu devi chiederti come faccio a crearmi un brand, qual è la mia brand positioning, e questa è la domanda che vi dovete fare, perché costruire un brand non è che lo costruite solo, lo costruite nel mentre che vendete i prodotti, il brand lo dovete costruire prima. Ve lo dovete costruire con gli influencer di Instagram, con gli influencer di YouTube. Sì, poi dovete avere la visione proprio del brand totale. Dovete avere una visione, cioè voi dovete ci sono fare proprio un delle piano. Lezioni intere nel corso su questo, che hai fatto anche che hai fatto tu. Eh sì, dovete ragazzi costruirvi un piano. Quando io vi parlo di piani strategici, di vision, quando vi parlo di, diciamo, di brand position, io di questo vi parlo. Perché molti obiettano, sì, ma costruire un brand costa tantissimo. Ma non è vero, ragazzi, il brand ve lo costruite piano piano, ok? Non è che noi parliamo di diventare la Nike, certo. O Louis Vuitton, che stanno sul mercato da 50 anni. Parliamo di diventare dei brand riconoscibili all'interno di una nicchia profittevole che noi abbiamo scelto in quanto essere profittevole e dove siamo dei leader di mercato, perché l'abbiamo scelta noi. Ci siamo posizionati, abbiamo visto che potevamo sconfiggere quei pochi competitor che c'erano, abbiamo visto che abbiamo creato noi questa nicchia complementare, sconfiggiamo un competitor, siamo noi che ci collochiamo, ci costruiamo il mercato e lì andiamo a dominare e più cresciamo. Ragazzi, andate a vedere per esempio Koala Baby Care, questi casi qui, Buzzi, Koala Baby Care, ma anche iClip, ragazzi, così hanno fatto, È logico che lo fate piano piano, scalando, però dovete sapere, essenzialmente voi dovete acquisire un sistema. È semplicissimo, dovete acquisire un sistema e capire cosa fare. Lo dovete capire prima, non è che dovete prendere il prodotto a cazzo, comprarlo. Allora, il venditore medio di Amazon fa così. Ascolta, compra il corso, ok? Ascolta quello che gli dice il guru, che è il guru di turno, insomma, pensa di prendere qualsiasi prodotto, basta metterci un brand, fare un piccolo bundle e cominciare a sparare questo prodotto su Amazon. No, ragazzi, non funziona così, c'è tutto un lavoro prima da fare, c'è un lavoro di differenziazione, il lavoro di differenziazione deve essere fatto già con l'idea chiara del brand che volete creare. Per creare un brand dovete creare chi è il vostro cliente. Dovete capire chi è il vostro cliente target. Quindi ritorniamo al discorso che faceva Lorenzo. Se il target vostro è
la vecchietta che compra le mutande al mercato, ma siete già perdenti, ragazzi. Ok? Il vostro target deve essere il piccolo borghese, deve essere la persona che comunque ha dei soldi da spendere, o comunque delle persone che hanno anche che stanno in una classe inferiore a quella media, stanno e comprano spendendo di più in alcune nicchie, tipo prima infanzia, dove comunque sapete che i soldi si spendono, ma anche per esempio la nicchia del pet, degli animali, adesso sono tutti fissati, hanno tutti un cane, un gatto, sono delle ottime nicchie dove comunque la gente spende, ok? E ce ne sono svariate di nicchie, basta fare ricerche di mercato, ok? E questo che dovete fare? Dice non c'è sdoganamento in Europa. No, in Europa non c'è sdoganamento. Io parlo di dei membri dell'Unione Europea. La Polonia è un membro dell'Unione Europea, quindi non ci sono dogane. E questa è la cosa bella, ragazzi. Voi riceverete la fattura dalla fabbrica. Stop. Le certificazioni per legge ce l'ha la fabbrica. Nessuno vi verrà mai a rompere le palle, compresa Amazon, se dimostrate che avete preso il prodotto in Europa, sulle certificazioni. Perché le certificazioni sono della fabbrica. Ok. Gianfranco Marigoldo, allora, verissimo, questo è un business scalabilissimo. In tanti anni di e-commerce non ho mai trovato un business così scalabile. Ragazzi, questa è proprio la forza. Io non capisco altri che passano ad altri business. Cercate sempre la strada facile. La strada facile, la strada più facile, ragazzi, lo sapete qual è? È rimanere focalizzati su quello che avete iniziato a intraprendere. È inutile stare a cambiare ogni 10 minuti, perché non farete mai niente. Io rimango meravigliato di come persone possano comprare il mio corso e neanche finirlo. Io ho persone che hanno comprato le coaching call insieme al corso, proprio all'inizio, sto parlando di dicembre del 2018, quando ho fatto il lancio, che non si sono mai viste né sentite, ok? E questo che vuol dire? Che è pure una questione di mindset mentale, perché molti pensano che è facile, ma in realtà io vi dico che è facile, ok? Perché io ho il mindset. Se voi avete o acquisite un po' di mindset, soprattutto un po' di perseveranza e focalizzazione su quello che fate, vedrete che raggiungerete pure voi questi obiettivi. Ma io gli obiettivi li ho raggiunti dopo un anno, ok? Adesso comincio a vedere dei risultati clamorosi, ma però in un anno ho dovuto investire e ho lavorato almeno 6 mesi prima per poter già capire quello che dovevo fare. Poi a mano crescendo, ragazzi, vengono altre 10.000 idee, crescete professionalmente, capite meglio come funzionano le cose, quindi implementerete nuovi sistemi, avrete più soldi da spendere, quindi farete più a cuor leggero, diciamo, delle azioni di marketing che prima magari non facevate perché non avevate abbastanza budget. Ci sono tutta una serie di cose, ragazzi, che farete più in là, ma per iniziare dovete comunque, come dire, prima prepararvi con un piano, prepararvi con il mindset e iniziare a perseverare. Se voi mollate alla prima difficoltà purtroppo molti falliscono anche, devo dire la verità, perché seguono dei falsi miti che purtroppo sono indotti da corsi che vanno un po' per la maggiore, no? Molti comprano per che cosa, Lorenzo? Perché che cosa vedono? Perché cioè, comprano il sogno del risultato, della bella vita. E quindi... Il punto è che sì, c'è differenza. Cioè, il discorso è che le persone adesso, diciamo, guru, chiamandoli come uno volete, vendono il fatto di stare sempre, che ne so, con un Lamborghini, macchine, Ferrari, McLaren, quelle che volete, al mare oppure in montagna a fare niente. Il punto è che, ragazzi, ma non è così, ma non è così neanche per noi, nel senso non sarà mai automatico al 100% che voi potete non accendere più il PC e i soldi vi arrivano sul conto corrente. Queste sono grandi stronzate, ragazzi. Se non vi fate il culo, questo è per vendere il corso. Quindi loro vendono il corso, ok, siamo contenti, però poi tutto quello che c'è dietro non è così. Ma soprattutto non è così, cioè proprio in generale, non soltanto qua, il business online automatico al 100% non sarà mai, a meno che investimenti. Gli investimenti sono... prima dovete fare i soldi e fare i business. Esatto. Allora, oggi siete ricchi, esatto. Quindi investite in azioni, obbligazioni, non so, qualsiasi cosa, oro, eccetera, e allora va bene.
ma se siete già ricchi, non è che non penso che avete la necessità di venire a comprare il mio corso per vendere su Amazon FBA. A meno che non avete la passione della vendita. A meno che non avete, vabbè, ci sarà pure qualcuno, no? Però, ragazzi, parliamoci piano, noi lavoriamo 10 ore al giorno, cioè, lavoriamo molto spesso, ci date da lavorare il sabato e la domenica, però diciamo che il grande del lavoro ce lo porta via ovviamente il corso, l'organizzare, diciamo, i video. Io faccio un lavoro che, per esempio, Lorenzo già lavora un po' di meno, perché lavora su altre cose che sono magari semi-automatiche, ok? Però logicamente pure lui, quando è coinvolto, che vuole crescere nell'e-commerce, sta lavorando di più. Però se fate solo Amazon FBA, se avete un portafoglio prodotti già avviato, potete anche, se vi accontentate, lavorare magari 3-4 ore al giorno, ok? Sì, però, di base, cioè, nel business così c'è sempre il primo periodo, che è quello un po' più pieno, dove dobbiamo dedicare molto più tempo. Poi il tempo si assottiglia un po' con le cose che automatizziamo, quelle automatizzabili, capiamo meglio come funziona, quindi tutta la parte dell'imparare non la dobbiamo fare più, e quindi si assottiglia un po', ma si assottiglia un po' non vuol dire zero, si assottiglia un po' vuol dire lavorare di meno e quindi poter aggiungere altre cose, altri ore investire, aggiungere altre entrate. Hai scritto cosa ne pensate, quindi non di cosa, non ci siamo persi. Last Babbo, cosa ne pensate quindi di cosa? Simone scrive: devo ammettere che solo grazie al corso Business Class mi sono risparmiato in automatico 500 euro di soldi che sarebbero andati buttati. Cosa intende? Per il lancio? Sì. Ma sì, Simone, per esempio, no? Se in molti gruppi il loro sistema di lancio non funziona perché un coach che vi dice preparati a fare 150 giveaway. Ma 150 giveaway di cosa? Io non lo so, ragazzi. 150 giveaway ci deve essere una strategia per darli, no? Se no, come li dai? Cioè, sulla base di cosa li dai? Aspetta, abbiamo un hater in diretta, bellissimo. CMQ, già, parli poco, parli molto e concludi poco, solo che sa adesso non è una boccuccia, dice. Vabbè, guarda le foto che mettiamo. Vabbè, insomma, noi qualche risultato l'abbiamo raggiunto. I miei corsisti lo sanno benissimo. Ho pubblicato pure delle lesce. Quindi parlo poco e concludo poco. È quello che dici tu, caro mio. Poi sei libero. Anzi, cioè, nel senso, quello che alla fine, poi, ragazzi, questo qua è il paradosso. Quando siamo gli unici, o comunque i pochissimi che mettono i risultati. O i risultati sono cazzate quando li metti, oppure non esistono. Vabbè, ognuno, ragazzi, pensa quello che vuole, insomma. Vabbè, ovviamente è normale. Sinceramente io non devo dimostrare nulla a nessuno, se volete... Anche se lo facciamo. Se mi vuoi venire a trovare ti pago un pranzo, caro Last Bar. E poi di solito gli haters che dicono queste cose, no? Hanno pure dei nomi alquanto Last Bar, cioè dei nomi allucinanti. È difficile veramente. Che peraltro si nascondono dietro degli acronimi, magari l'hanno creato lì per lì per venire a scrivere queste cose inconcludenti. Comunque, guarda, soprattutto messaggio, c'è il messaggio del nostro corsista. Self-speakative. Dai, se avete domande intelligenti, ragazzi, ci va a fare tranquillamente, che ci fa piacere rispondere alle domande, quelle dubbi, cose, qualsiasi cosa. Ragazzi, noi di risultati ne stiamo raggiungendo, possiamo raggiungere dei risultati ancora più egregi, probabilmente non siamo perfetti, ragazzi, anche io sbaglio, cioè io pure ho avuto delle difficoltà, dei momenti di sconforto quando mi hanno bloccato un prodotto, quando ho fatto, diciamo, degli errori di valutazione, però poi alla fine ho sempre avuto una vision molto molto forte, una vision che volevo raggiungere e l'ho raggiunta, ragazzi, ok? Quindi dipende tutto da noi, da quello che noi vogliamo fare, insomma, ok? Marino scrive: passo per un pranzo. Marino, quando vuoi, noi siamo qui, insomma. Vabbè, questo qua che dice che devo andare al mercato, ragazzi, mi dispiace, ma
nascondiamo l'utente, ok, mandiamo via questo hater, che cioè ragazzi un conto è fare delle critiche, cioè un corso è fare delle critiche diciamo costruttive, un conto diciamo a venire a scrivere strozzate. Io accetto critiche se tu lo dici, ma poi dopo se mi dici mi viene a dire che vai al mercato, insomma al mercato ci vedo tu caro Last Bago e adesso te ne vai pure a quel paese, insomma. Quindi ragazzi, il discorso è questo qui, dovete sicuramente impegnarvi, non è per nulla facile, ok? Già che vi dico questo, che non è facile ragazzi, dovreste capire insomma il livello di professionalità che noi cerchiamo di portare sul mercato, ok? Non è facile, non è come vi fanno vedere. Se vi fanno vedere una bellissima macchina per vendervi qualcosa, dovete immediatamente accendere il red alert e capire che sotto forse c'è qualcosa che non va. Perché devi fare un ads con la bella macchina, mi vuoi vendere un sogno? Questo è un modello di marketing, secondo me, che andrà sempre più scomparendo e che praticamente morirà. Cioè, chi è che continua a fare ads facendo vedere belle macchine, belle case, belle ragazzi, case? Cioè, ragazzi, cioè, sta diventando un po' ridicolo. Mi dispiace dirlo, però non funzionerà perché la gente sta iniziando un po' a svegliarsi. Quindi quelli che ci cascano, cioè purtroppo, sono meno intelligenti perché non tengono in considerazione di cose che in realtà importanti. Perché... cioè, non rendersi conto che non si può diventare ricchi dall'oggi al domani con due click, cioè, è da persone che non hanno idea di quello che vuol dire fare business, fare imprenditoria. Esatto. Ragazzi, ci mettete qualche mi piace, così almeno il video rankerà meglio, grazie, se avete questa accortezza e gentilezza di aiutarci a trasmettere un po' anche un po' un messaggio pulito. Okay, noi vogliamo essere un po' l'altro volto dei corsi, cioè non vogliamo vendere per forza dei sogni come fanno molti, non perché di sotto poi alla fine, sotto al corso, sotto a questo business non ci sia poi un sogno che uno può realizzare, però secondo me il nostro obiettivo è vendere cioè farvi fare soldi, non dirvi se diventate ricchi e quindi fate la bella vita. Esatto, cioè non è il nostro punto di arrivo, non è la bella vita, il nostro punto di arrivo è costruire un'attività imprenditoriale sul lungo termine che ci darà delle soddisfazioni. Quella è la conseguenza, poi, cioè poi decidete la voi. La bella vita, poi se volete la fate, cioè a me non me ne frega niente, ok? Possiamo farla pure noi, cioè non è che servono 50.000 euro al mese. Esatto, cioè parliamoci chiaro. Io già la faccio la bella vita, ragazzi. Comunque, cioè, infatti per me poi venire a lavorare qui quando voglio, uscire quando voglio, cioè per questo secondo me è bella vita. Diciamo che dipende dal punto di vista. Il mio concetto di bella vita è fare quello che ti piace. Sì. Dato che il 90% delle persone, se non di più, fa quello che non gli piace, io amo quello che faccio, a me piace fare questo lavoro, quindi già questa è vita bellissima. Perché a me, io se lavoro 10 giorni, cioè scusate, 10 ore a fare dirette, fare video, fare qualsiasi, cioè a me non, sinceramente mi piace, sì, un po' dopo ti stanca fisicamente, però comunque sono soddisfatto perché comunque ho fatto quello che volevo fare. E questo ragazzi che io vi auguro, fare bella vita in questo senso, cioè esprimere voi stessi, andare al lavoro felici, essere contenti di quello che fate, non avere condizionamenti, diciamo, da parte di capi che magari vi vessano per un inizio strano. Vabbè, poi ognuno i condizionamenti ce l'abbiamo comunque, no? I clienti, i fornitori. Sì, vabbè, però comunque. Però sei sempre tu, alla fine, l'artefice di quello che tu puoi raggiungere, no? Perché sì, tu puoi cambiare il fornitore, puoi dire a un cliente, no, non ti vendo il corso. Sei cioè, sempre tu. Non so a voi o te comunque, a me il solo fatto di ad ogni inizio mese poter pensare o comunque avere la voglia di fare più del mese scorso è una cosa che a me piace tantissimo e veramente non cambierei mai, già soltanto su questa cosa, cioè avere la possibilità il mese dopo di fare più del mese scorso, dipende poi da tutto quello ovviamente dall'impegno che ci metti tu. Boh, cioè a me questo qui veramente
fantastico. Allora, Patrizio, la Speedy Bear è la più realistica e veritiera, super contento di far parte di questa famiglia. Grazie, Patrizio. Gianfranco, Speedy Bear, sono dei veri professionisti. Peccato che la scuola abbiamo iniziato, non vede anche io. Vabbè, però se uno viene solo per offendere, poi alla fine no, insomma, ma pure è giusto che venga bloccato. Ma è capitato che hanno commentato con critiche, però parliamo di critiche, cioè critiche nel senso su altri punti di vista, non è che siamo onniscienti. Mica siamo talebani, insomma, ragazzi, se volete criticarci in maniera costruttiva, per carità, potete tranquillamente farlo. Anzi, a me piace molto argomentare, no? Sì, infatti. Sono un po', diciamo, greco da questo punto di vista. A me piace molto la chiacchiera nel lavorare, diciamo. Purtroppo, Giulian! Volevo chiedere, qual è la quantità minima che potrò comprare da una fabbrica europea? Guarda, cioè, non c'è in realtà una quantità minima. Dipende. Comunque ci sono ragazzi che hanno preso pure 30 pezzi. Sì, vabbè, comunque molto, molto meno. Però logicamente la quantità minima, la risposta è la tua quantità minima sarà la quantità necessaria per non andare fuori stock dopo il lancio. Comunque te la devi mettere tu la quantità minima. Quindi tu farai un'analisi del prodotto, vedrai quanto più o meno potenzialmente, sviluppando un sales forecast, potrai vendere. E dopodiché, logicamente, sarai tu a definire la quantità minima. Però, sinceramente, non ci sono problemi, ok? Ci sono molte fabbriche che vendono, ti fanno acquistare pure meno di 50 pezzi. Però meno di 50 pezzi poi diventa difficile, ok? Perché tra il lancio, l'inizio delle vendite organiche, ti troveresti out of stock e sai benissimo che andare out of stock è uno delle prime errori fatali che tu non devi fare, perché poi dopo se vai per troppo tempo fuori stock, una cosa è ci vai per 2-3 giorni, se ci vai per 7-15 giorni poi devi rifare il lancio, ok? Ok ragazzi, ci mettete qualche altro mi piace, ce ne avete messi i puntini. Ragazzi, io vi ringrazio tanto per averci seguito, quindi vi aspettiamo nella community Speedy Brain, i link ve li lasciamo tutti in descrizione. Per chi è nuovo può tranquillamente iscriversi al canale, magari cliccare anche sulla campanellina così verrete avvisati quando ci saranno delle nuove live, dei nuovi video. E niente ragazzi, power, ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti ragazzi, buona serata. Buona serata.